Quindi dopo queste parole memorabili non mi resta che chiudere questo ennesimo freelance camp, ringraziare di nuovo tutti voi e tutte voi che avete partecipato, ringraziare di nuovo tutti gli sponsor che ci hanno aiutato e hanno contribuito in tanti modi, Banca Etica che oggi ha fatto anche un networking corner veramente molto partecipato e molto interessante e che ci sostiene da tanto tempo, SiteGround e Yoast con cui abbiamo avuto il piacere di chiacchierare in queste 2 giornate. Copreno che ci ha fornito gli utilissimi ombrellini veramente salvifici, Fabiana Palù che ci ha sponsorizzati anche quest'anno e che anche lei ha animato un networking corner molto bello, tutti i nostri ammirevoli sponsor tecnici, Windriser che fa le riprese, Calamun che sta facendo il sito di Digital Update e a cui vanno tutti i miei pensieri più affettuosi e anche meno affettuosi a volte. Tutti quelli che mi sono dimenticati, fammi dare un'occhiata. Mi sono dimenticata qualcuno? I nostri fotografi, Jessica, Daniele, Alessandro, assolutamente, grazie, grazie, grazie tantissimo. E tutti voi di nuovo, e miei colleghi e collaboratori bravissimi, Lara, Silvia e Simone, grazie, 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 grazie. Basta, cos'altro devo dire? Io non so più, cioè, ho chiuso talmente tanti freelance camp che ormai non so più che cosa dire. Grazie, grazie di nuovo. Diteci dove lavorate, che veniamo a vedervi nei prossimi giorni. I prossimi appuntamenti sono gli Zoom Club del 24, mi sembra, non mi ricordo, questo mese a settembre, con Furia Silvestri, esatto. Abbiamo il primo Zoom Club di quest'anno, ne avremo 12, sono tutti molto molto interessanti. Quasi tutti voi avete già la tessera del Freelance Camp Club, chi ancora non l'ha fatta, mi sembra il caso che la faccia, adesso i prossimi giorni ve la faremo fare. È stata l'edizione più calda di sempre, in certi momenti, certo. Ma sì, ci può stare una foto con chi c'è adesso. Quindi i prossimi appuntamenti sono gli Zoom Club ogni mese. Avremo 2 edizioni online quest'anno, una a dicembre e una a marzo. L'anno prossimo sarà il decennale, quindi faremo il libro del decennale. Faremo cose, certamente. Faremo all'inizio dell'estate, fra fine maggio e inizio giugno, un altro freelance camping. Non sappiamo bene ancora in che campeggio, ma sarà anche quello molto bello e molto amichevole, ma lo faremo solo con quelli del club. Quindi chi ancora non è nel club ha un ottimo motivo per entrarci. Quest'anno, appunto, la tessera del club dà diritto all'ingresso a tutti i freelance camp in presenza e online che facciamo. E speriamo tutti che la situazione pandemica migliori e non peggiori, perlomeno, e che sia possibile ricominciare a pensare di fare freelance camp anche in giro, che non organizzeremo noi perché siete abbastanza bravi per farlo voi, ma noi vi daremo tutto il supporto e le istruzioni per farli e verremo ovviamente a trovarvi a partecipare. Quindi, diciamo, quando sarà possibile, riprenderemo anche in mano i progetti dei freelance camp in giro per l'Italia. Speriamo che questo succeda il prima possibile. Nel frattempo, comunque, sappiamo dove trovarci online e offline, come poi succede anche non solamente ai freelance camp, perché per fortuna ci si vede anche al di là degli eventi in cui abbiamo, diciamo, che organizziamo sotto questo cappello. Quindi, di nuovo, grazie. Ora arriva il momento foto, poi tagliamo tutte queste stupidaggini che ho detto e grazie di nuovo. Ciao.